Ogni marchio ha la sua filosofia, la sua personalità. C'è chi si basa sulla sportività, chi sulla tradizione e chi magari su uno stile che esca dagli schemi. Poi c'è chi punta su elementi utili per non farsi trovare mai impreparati. Skoda riassume nelle parole Simply Clever l'impostazione che cerca di dare a ogni modello. Anche se con la nuova Kamiq questo concetto ha preso una strada più elevata. E siccome Skoda è una delle ultime case automobilistiche ad arrivare nel settore, ha cercato di distinguersi in un modo molto tech. Si è partiti dall'evoluzione del concetto di funzionalità e semplicità d'uso, aggiungendo contenuti legati alla digitalizzazione più smart, tipici degli ultimi tempi. Parlando comunque di elementi analogici, sulla Kamiq rimangono ancora idee furbe, come l'ombrello all'interno della portiera, la torcia nel bagagliaio, le protezioni per il profilo delle portiere, il raschietto per il ghiaccio, che tra l'altro può anche essere usato per misurare l'altezza del battistrada, l'imbuto per il liquido lavavetri e la clip per il biglietto dell'autostrada, oltre alle pratiche tasche ai lati degli schienali dei sedili. Chiamiamola democratizzazione della sicurezza, uno dei punti più cari a Skoda, soprattutto negli allestimenti previsti per il nostro mercato, visto che di serie ci sono gli ADAS di secondo livello. Come funzionano? Beh, semplicissimo. Cruise Control adattivo e Lane Assist lavorano insieme per darvi la possibilità di viaggiare più rilassati, visto che in caso di distrazione saranno sempre pronti ad intervenire. Tramite altri pacchetti si possono aggiungere elementi come il Side Assist, che monitora un'area fino a 70 metri dietro il veicolo per indicarvi la presenza di altri utenti in corrispondenza del vostro angolo cieco. Tornando agli allestimenti, la Kamiq è disponibile in versione Ambition e Style, con la Dark Shade, che è qui con noi oggi, da considerarsi come una top di gamma che strizza l'occhio allo stile. Da sottolineare che sulla versione Ambition, ovvero la base, trovate già di serie i fari full LED, che sulla Style sono nella versione Crystal Lighting, se volete qualcosa di più rifinito. Kamiq sarà anche uno dei modelli più piccoli ed economici del gruppo, ma il suo sistema di infotelematica è piuttosto avanzato considerando il tipo di auto di cui stiamo parlando. Il modulo si chiama Mid 3 ed è il più avanzato del gruppo Volkswagen, a cui Skoda appartiene. Nella versione più ricca può contare su uno schermo da poco più di 9 pollici e ha una sensibilità sia touch che gestuale. La connettività è prevista sia per i sistemi Android che Apple, ma su questi ultimi dispositivi è possibile connettersi senza cavo. Sulla Kamiq poi c'è anche il sistema di ricarica wireless e grazie a una SIM che vi consente di accedere ai dati potete fornire un hotspot Wi-Fi ai passeggeri. Inoltre, tramite l'icona Shop si potrà accedere a uno store che più avanti darà la possibilità di scaricare app che gireranno su smartphone, ma anche sul sistema di bordo. Ehi Laura! Che cosa desidera fare? Scusate, sono stato un maleducato, non vi ho presentato Laura, l'assistente vocale che troveremo su tutte le prossime Skoda e che dovrebbe rendere il nostro viaggio un pochino più rilassante. Voglio un caffè! Cerca caffè nelle vicinanze. Suona strano, lo so, ma il concetto del nome serve per dare più familiarità al sistema, che può supportarvi una volta che siete già in marcia senza che dobbiate distrarvi dalla guida. Ciononostante, Laura non riesce a intervenire su aspetti come la regolazione del clima, che vede temperatura e intensità ventola sdoppiate tra analogico e digitale, ad esempio. Anche il volume si regola dallo schermo, ma almeno resiste la rotellina sulla razza del volante. Fatemi l'esempio di una volta in cui, dopo aver aggiunto qualche accessorio dal configuratore, il vostro cuore, alla vista del totale, non abbia smesso di battere. Ecco, appunto. Qui invece ci sono tanti accessori utili alla portata. Tra quelli consigliati ben al di sotto dei 200 euro c'è il ruotino di scorta, il sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti, il sedile passeggero anteriore regolabile in altezza, le prese USB-C per i passeggeri posteriori, la connettività Wi-Fi per Apple CarPlay, i vetri oscurati dal montante B in poi e il Simply Clever Pack 2. Sulla Kamiq, Simply Clever potrebbe essere tradotto come l'unione fa la forza, visto che qui continuano a convivere gli elementi di praticità uniti a quelli che servono per viaggiare più sicuri e connessi, proprio come sulle Skoda di domani.